Divisi da appena due punti in classifica, IG Virtus e Gifra Milazzo si affrontano nella settima giornata del campionato regionale Under 17 sul terreno di gioco del comunale Italia 90 di Terme Viatore. I barcellonesi cercano il successo per agganciare la zona playoff e superare proprio gli avversari. Compagine milazzese a quota 10 punti e reduce dal successo per 2-1 sull'Alcantara. Dirige l'incontro il signor Davide Pio Billet della sezione di Messina. Mister Di Salvatore schiera di fronte a Di Salvo, recupero Flora, Bonina e Nania in mediana. D'Amico, Bartolone e Piccolo, tridente composto da Torre, Palino e Arigò. Grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Giuseppe Boncordo passiamo a raccontarvi del film di questa sfida che si apre dopo sei giri di lancette con la prima occasione di Marca Igeana con la volée dal limite di Palino neutralizzata in due tempi ottimamente da Pantè. Ci riprovano di lì a breve i ragazzi di Mister Di Salvatore con la sfera scodellata in area da Piccolo, semigirata di Nania che non trova la porta per questione di centimetri. Si mette anche la sfortuna tra Ligea ed il gol del vantaggio sulla sgroppata di Palino alla zona mediana, serie di fit e destro tremendo che incoccia sulla trasversale dei pali. Nuova Igea che un minuto più tardi si concede una leggerezza imperdonabile in fase di impostazione con recupero che regala la sfera ad un avversario al limite d'area prima di atterrarlo. Calcio di rigore per gli ospiti. Dal dischetto si presenta la spada a tu per tu con Anthony Di Salvo, abile a respingere con i piedi il pallone che torna nella disponibilità del numero 18, che stavolta non può proprio sbagliare. 0-1 Gifra Milazzo. Padroni di casa che provano a riorganizzare la fase offensiva con Palino che dal limite scaglia un bolide tremendo, ancora una volta fermato dalla traversa, secondo legno colpito al numero 10 di Mister Di Salvatore, ma dal nostro rallenti il pallone sembra aver varcato la linea di porta. Due legni, un gol fantasma ed ora anche un possibile calcio di rigore negato su penetrazione in area di Arico. La dea bendata non sta di certo sorridendo ai ragazzi del Longano quest'oggi. Anche in questa occasione sembra piuttosto evidente il fallo a sandwich ai danni di Arico. Sul finire di frazione, sfera scodellata in area dal solito Piccolo, incornata perentoria di Torre, alta di una spanna. Duplice fischio del signor Billet di Messina, la Gifra fin qui massimizzato al meglio. L'unica opzione offensiva prodotta inizia con un doppio cambio, la ripresa per Mister Di Salvatore che getta nella mischia Bambaci e Sottile. 11 minuti al rientro in campo e le due formazioni questa volta sono gli ospiti a rendersi pericolosi con il piazzato di Foti che scalda i guantoni di Di Salvo. 5 minuti dopo l'ora di gioco tocca a Livoti prendere il posto di D'Amico. Nuova Igea che la combina ancora una volta grossa in fase di costruzione. Caparbio Agri a recuperare la sfera e scaraventare un mancino all'incrocio che fulmina Di Salvo. 0-2 Gifra Milazzo. Prova allora a correre ai ripari Mister Di Salvatore con Miano che prende il posto di Piccolo. Padroni di casa che nel finale hanno l'occasione per rientrare in partita. Piazzato dal limite di Bambaci, svirgolato dalla retroguardia ospite, potrebbe approfittarne Palino che da 0 metri trova la risposta decisiva di Pantè. Dal corner che ne segue, pallone sul secondo palo per Nania, lasciato colpevolmente solo, destro improvviso che esalta ancora i riflessi di Pantè. Nel finale scampo di gara anche per Mattia Donato tra le fila giallorosse. Allo scoccare del 90esimo la nuova Igea trova il gol che riapre la gara, giocata mirabolante di Palino, tacco e conseguente tunnel smarcante, serpentina al limite, destro respinto da Pantè sui piedi di Miano che deve solo depositare in rete. 1-2, c'è ancora una partita al comunale Italia 90. Padroni di casa, riapprezziamo la superba giocata del numero 10 Igeano che si libera di 1-2-3 avversari, ma oggi unica ragione del gol ancora una volta Pantè e poi Miano depositi in rete. Padroni di casa che avrebbero anche l'occasione di trovare il clamoroso pareggio al settimo minuto di recupero con l'incursione ancora di Palino, diagonale neutralizzato da un monumentale Pantè. Termina così la sfida del comunale Italia 90 di Terme Vigliatore. La Gifra porta a casa 3 punti contro una sfortunata e disattenta nuova Igea Virtus, grazie soprattutto alle parate dell'estremo difensore mamertino Carmelo Pantè. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Ciao.